mette al primo piano del Conservatorio di Milano, che era la classe di composizione del maestro Bruno Bettinelli. Era la classe, posso dirlo, più importante del Conservatorio, anche se era forse la più piccola, o comunque una delle più piccole. Scomoda, con un pianoforte verticale, ma lui credo che amasse molto stare in quella piccola auletta. E da quell'aula sono passati i più grandi musicisti della nostra generazione, da Riccardo Muti, Maurizio Pollini, mi pare, Bruno Canino, Azio Corchi, sarebbe una lista veramente, veramente, veramente lunga. E fra questi allievi c'era Silvia Bianchera, che è l'autrice del brano che compose il concerto di questa sera. Io stesso, mio padre che era un musicofilo, avrebbe voluto che io studiassi in quella classe, ma il maestro Bettinelli era vicino alla pensione e disse a mio padre: meglio che cominci con qualcuno con cui poi finirà, che era poi un suo allievo, quindi io mi considero un po' un nipote, perché era mio maestro è stato Azio Corchi. Io però ho conosciuto Silvia, mi piace dirlo, in una situazione un po' particolare, perché era la mia commissaria d'esame alla maturità. E mi ricordo che si parlò del coro di morti di Petrassi, che viene dal dialogo di Federico Ruisci e delle bombe di Leopardi. E quindi a quel momento ci siamo conosciuti e non ci siamo più persi di vista. Io adesso vorrei che Silvia venisse qui, perché dobbiamo, dopo questo accenno storico, ahimè, bisogna presentare il suo brano. Benvenuta Silvia. Allora, se c'è un insetto che non si riesce a debellare, ma che anzi allunga il suo spazio di vita, perché l'altra sera io ero in un ristorante vicino ai pomeriggi musicali a Milano e c'era una zanzara. Mi hai pensato? Sicuramente sì, anche perché stavamo già facendo la prova. Vuol dire insomma che insomma, è un animaletto fastidiosissimo che fa parte della nostra vita, sulla quale però, cioè sull'animaletto non sulla vita, ma sulla sua di vita, si può anche scherzare un pochino, perché la musica è anche questo, è anche divertimento, arguzia, spirito, ironia. E adesso io chiedo come sei arrivata alla determinazione di scrivere un pezzo che ha come protagonista una zanzara. Sì, questa poesia veramente mi ha sempre ronzato nelle orecchie e speravo un giorno di poterla mettere in musica. Poi quando tu mi hai telefonato, vuoi scrivere un brano per il nostro ensemble? Dopo 3 minuti ti ho risposto, ti ho detto sì, c'è già il testo pronto e tutto quanto. Poi, conoscendo il vostro ensemble, ho pensato che gli strumenti del tuo ensemble, appunto, sono i più adatti, i più malleabili, no? I più adatti ad essere così, a fare da contorno a questo testo così bizzarro, perché poi in fondo non è comico, se ci pensiamo bene, perché si tratta, come lo leggete, lo trovate nel programmino, si tratta di un innamorato respinto che chiede ad una zanzara di tormentare quella benedetta creatura che non lo ama, che non accetta gli strali del dio dell'amore. Va bene, allora fa tu, zanzara, e dalle tu, attraverso i tuoi strali puntuti, e quella sofferenza che lei già ha ignorandomi. Per cui ci tenevo appunto a fare qualche cosa di, come hai detto tu, di ironico, non comico, ecco, il pericolo era cadere in una comicità che non c'entrava nulla. E facendomi aiutare degli strumenti dell'ensemble, del dedo ensemble. Poi ho chiesto l'aiuto anche a un'altra persona, sì. Vorrei che dicessi chi. Mozart. Ecco. Allora, senz'altro ricordate, più o meno tutti, insomma, che a un certo punto nelle nozze di Figaro rivolto a Cherubino, dice: non più andrai, farfallone amoroso, delle belle turbando il riposo. E io invece gli faccio dire alla cantante: vai a turbare il riposo di quella là, usando esattamente le note di Mozart. Quindi il maestro Toni mi ha utilizzato un frammento di Bellini. Io invece dire anche che l'interprete, il cantante di questo brano è anche una tua allieva,
è bravissima, si chiama Gisella Liberini, è un soprano e vediamo cosa fa la zanzara. Assecondata da un ensemble. Esattamente. Thank you.
sa. E di impiegar non potè mai. Usa fierezza.